Ciao a tutti amici, quando vado in vacanza in Alto Adige non posso fare a meno di mangiare una bella minestra d'orzo, anche se adesso sta arrivando il caldo, però va benissimo anche in estate mangiata leggermente tiepida. Andiamo a vedere come farla. Lässt diese Zeit verschönen vom Abendglockenlied. Ein Abend in den Bergen lässt vieles laute aus. Allora, eccomi qua, ho preparato lo speck, la patata, le verdure, l'orzo. Io ho preso un orzo perlato, ma voi se volete potete prenderlo anche integrale, è un pochino più lunga la cottura. E non ho messo il peso delle verdure perché vedete così ad occhio un pezzetto di cipolla, poi a gusto potete metterne anche di più. La faccio a pezzettini piccolini. Oh, naturalmente non verrà proprio come quella originale che fanno in Tirolo perché mi manca, ad esempio, mi manca il timo, che ho visto alcuni lo mettono, e l'erba cipollina. Devo attrezzarmi se voglio fare queste ricette tirolesi. Poi una carotina, vedete, la faccio a pezzettini piccolini. Metto tutto nel tegame con un filo d'olio, pochissimo olio perché poi ci va una noce di burro. E poi il sedano lo stesso a pezzettini. Ok, metto dentro il tegame. Intanto metto la patata dentro l'acqua così non diventa scura, perché la patata va messa dopo quando l'orzo è quasi cotto. Faccio appassire leggermente, vedete, poi ho preparato il brodo, pressappoco è 1 litro, con un brodo vegetale. Io ho usato un dado vegetale, però se volete fatelo voi. Ecco qua. Allora, faccio appassire prima le verdure, poi butto giù l'orzo. E i pezzetti sono 3 pezzi di speck che poi però tolgo, poi lo tolgo e lo metto, lo faccio a pezzettini e lo metterò poi alla fine. Metto il burro, lo faccio sciogliere, un pochino di burro, senza farlo friggere, il fornello ce l'ho abbastanza bassino. Dopodiché allungo con il brodo. Ecco qua, metto quasi tutto il brodo, devo coprire bene e poi lascio bollire, abbasso il gas e lascio cuocere. Mi preparo intanto la patata a pezzettini piccolissimi. La tengo da parte, quando l'orzo sta a metà cottura, lo assaggio. Quando sta a metà cottura posso aggiungere la patata, così finisce di cuocere insieme a tutto il resto. Ho tolto nel frattempo lo speck, vedete, l'ho fatto a pezzettini, anche questo lo tengo da parte. Continuo a mescolare, copro con un coperchio, se serve aggiungo altro brodo. A questo punto, vedete, metto la patata. Ecco e continuo la cottura. È quasi pronto, vedete, faccio ritirare ancora un pochino perché non deve essere molto brodosa. È buonissimo, l'ho già assaggiato, è veramente buono. Ed eccolo qua. Il nostro orzo, la nostra minestra d'orzo. Sì, sopra ci voleva l'erba cipollina, ci sarebbe stata bene. Bene, amici, vi ringrazio della visione e buon appetito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lässt uns voll stille Freude sein, auf einer Bank von Haus.